Amore e buona energia, letteralmente Radio Yoga Network. Fa bene al corpo e allo spirito. Imprevedibili imprevisti. Rubrica di arte e cultura. Conduce in studio Carmelina Rotundo Auro. carmelina.rotundo@kradio.net. Sono il capo ufficio agribusiness dell'ambasciata del Brasile e siamo qua per mostrare la produzione di cacao che si fa soprattutto in tre regioni brasiliane: il sud di Bahia, dove c'è la letteratura di Jorge Amado e dove si fa un sistema di produzione di cacao in perfetta integrazione con la foresta. Questo cioccolato viene prodotto dalle cooperative brasiliane in un sistema chiamato Cabruca, dove le piantagioni si fanno sotto l'ombra degli arboli. Abbiamo anche il cacao dello stato di Pará in Amazzonia, fatto in perfetta integrazione con la foresta, e il cacao dello Spirito Santo. Domani degusteremo questi cioccolati a partire dalle ore 11:30. Siete tutti invitati, grazie. Grazie. Dovremo subito andare a vedere la struttura di questa tavoletta, se ci sono o meno delle imperfezioni. Speriamo di no, dire che avremmo fatto qualcosa di sbagliato. Quindi con la vista possiamo subito capire attraverso la lucentezza se è un cioccolato ben temperato, perché il temperaggio è fondamentale anche per dare questa caratteristica di lucentezza. Poi proseguiremo attivando il tatto. Magari uno non ci pensa, però è un'esperienza anche del cioccolato, perché possiamo sentire se la superficie è liscia, se ci sono delle increspature.
Luca Barindelli, responsabile della comunicazione di ICAM. ICAM è l'azienda italiana per eccellenza per il prodotto legato al mondo del cioccolato, italiana da 75 anni presente nel mercato. Oggi presentiamo Vanini, è il nostro brand di punta dedicato al consumatore. È l'eccellenza del cioccolato italiano. Tra le sorprendenti sorprese di Eurochocolate edizione 2021, l'arena del Choco Circus. Abbiamo qui il capo comico della compagnia teatrale. Buonasera, io sono Alessio Papini, direttore artistico del Piccolo Nuovo Teatro di Bastia Umbra. Nasciamo come compagnia di teatro di strada, ma realizziamo anche spettacoli per bambini e per adulti su palco e su piazza. Siamo stati ingaggiati da Eurochocolate per realizzare il Choco Circus, che è uno spettacolo comico con interventi circensi, anche perché noi abbiamo una vera e propria scuola di centro teatro per bambini e per adulti proprio qui a Bastia Umbra, e portiamo avanti questo piccolo spettacolo ormai come tradizione da moltissimi anni, e per noi è sempre un piacere e un... Grazie. Creatore di questa grossa manifestazione che di anno in anno si è qualificata e diventata sempre più importante a livello mondiale. A lei un po' la parola anche per raccontarci la storia. Dunque, la storia è molto semplice. Nel 1994 parte questa dolce avventura a Perugia, città del cioccolato, dove decidemmo di celebrare questo alimento attraverso una festa, appunto, Euro Chocolate. Da lì l'evento è cresciuto in maniera importante già nei primi anni, diventando poi uno degli eventi enogastronomici più conosciuti non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Quest'anno, a causa della pandemia, abbiamo dovuto riprogettare tutto il format e costruire una edizione indoor qui al centro fiere, comunque fiere di Bastia Umbra, e con un format diverso chiaramente rispetto a quello che facevamo in centro storico. Però insomma, da questi primi giorni ci sembra che le presenze siano assolutamente significative e soprattutto il gradimento del pubblico è molto alto. È vero, ci vuol dire due parole su questi simpatici personaggi che sono poi due bambini rappresentati nell'icona di Eurochocolate? Come si chiamano, come sono nati? Okay. I bambini di Eurochocolate sono tratti da una pubblicità dei primi del Novecento della Callier, azienda svizzera, e che è stata gentilmente concessa a noi nel 1994 appunto per poterla utilizzare come logo dell'evento. È un'illustrazione interessante, molto, molto amichevole, voglio dire, perché rappresenta appunto il dono che un ragazzino fa a una ragazzina nel fargli assaggiare un pezzetto di cioccolato dalla sua tavoletta. Hanno un nome questi personaggi? No, non hanno un nome. Credo che sia giusto non darglielo, nel senso che sono i bambini di Eurochocolate. E non hanno nemmeno un'età, stanno crescendo con Eurochocolate, questa è la 27ª edizione. Sì, ormai sono quasi indipendenti, nel senso che hanno fatto anche l'università, inizieranno il loro lavoro, ma chiaramente il cordone umbilicale con i genitori, con i genitori non si perde mai. È vero, sì, sempre. E ci sono anche delle rappresentazioni teatrali molto valide del teatro di strada, e ci vuol dire due parole su questa idea del teatro? Sì, abbiamo fatto questo spettacolo itinerante, la Choco Parade, una
parata all'insegna del cioccolato, che vuole appunto significare la possibilità di un legame tra la dolcezza e il cioccolato e appunto lo spettacolo, cosa che facciamo anche nel nostro Cioco Circus, che è uno spettacolo legato all'arte circense e noi lo abbiniamo chiaramente al ciclo di ieri. Noi vogliamo fare i complimenti per questo stato, questo clima veramente gioioso, anche gustoso di questa edizione, e auguriamo un grande successo sia per questa edizione sia per la futura edizione che magari tornerà a Perugia, la fantastica città di Perugia. Grazie a voi dell'attenzione che ci avete dedicato e vi aspettiamo qui a Perugia, sempre tutto l'anno, perché Perugia è sempre la città del cioccolato, e poi nel 2022 noi speriamo di tornarci con il nostro vecchio forno. Grazie, un grande applauso. Grazie. Grazie.
parli con Max Coelho, è addetto commerciale dall'Ecuador, qui in Italia. Noi siamo qui in Perugia, in la fiera Euro Chocolate, il maggiore evento del cioccolato da qui in Italia, molto molto buono, tantissima gente ha visitato e siamo molto contenti di essere qui per poter mostrare il cioccolato dall'Ecuador. Sì, no, in questo momento, questa giornata, abbiamo ricevuto tantissime persone, non soltanto noi, a tutti gli espositori, abbiamo ricevuto tantissime persone che amano il cioccolato e che hanno degustato, fatto la degustazione, provato e anche comprato molto cioccolato, no? Ma ci sono i vari tipi di cioccolato, cioccolato bianco, cioccolato, quale tipo di cioccolato va di più, diciamo? Quello più gettonato, più richiesto? È più richiesto, noi come Ecuador abbiamo specialmente del cioccolato nero, più del 50% di cioccolato, anche 60, 70, 80, 90, anche 100% cacao, ma di diverse origini, diverse varietà, diverse parti dall'Ecuador. Non so se sai, ma l'Ecuador è un paese molto conosciuto e molto importante nel mondo del cacao e anche del cioccolato. E infatti la storia recente ha scoperto che l'origine del cacao è nell'Ecuador. Da 5.000 anni fa le persone che abitavano là già utilizzavano il cioccolato per mangiare, no? Questa è un'investigazione molto interessante che si è scoperta un paio di anni fa. Esattamente. Se vuoi facciamo le domande, così ti dico dove siamo, per Benino. Ecco, esattamente, abbiamo ora Carmelina, ecco, così cerchiamo di capire dove ci troviamo, in quale contesto. Prego Carmelina, a te la linea. Allora, sono molto emozionata perché questa è stata una cosa un po' improvvisa anche, non prevista. Comunque mi trovo al centro fieristico di Bastia Umbra, dove è l'edizione speciale di Euro Chocolate indoor. Per la prima volta non è nella città di Perugia per i problemi che ci sono stati, ma è indoor nella sezione fieristica, come ripeto, di Bastia Umbra. Qui c'è il mondo del cioccolato in tutti i sensi, quindi ho pensato di fare una diretta proprio dai paesi del mondo da dove proviene questo frutto miracoloso. Allora passo la parola al responsabile dell'Ecuador che ci spiegherà dettagliatamente insieme alle sue collaboratrici questo progetto dell'Ecuador. Io e passerò a una persona esperta del cioccolato che è in questo nel nostro stand, che potrà parlare un po' di una ricetta fatta con il cioccolato dall'Ecuador. L'unico dettaglio è che questa persona rappresenta un'impresa dall'Ecuador che si chiama Conexión, ma lui sono da qui, hanno arrivato infatti ieri qui a Perugia per essere presenti qui nella fiera Euro Chocolate, ma loro parlano soltanto in spagnolo. Sappiamo che l'espagnolo è molto simile all'italiano, si penso che sarà una cosa facile da comprendere. Adesso parliamo con la rappresentante dell'impresa Valoni, che farà il riassunto. Grazie mille, gentilissimo caro responsabile. Se mi dici il tuo nome? Ciao, sono Anna Maria, sono della Valoni CC di Perugia. Noi abbiamo anche noi la distribuzione del nostro cioccolato Ecuador. E noi le faccio un riassunto perché facciamo la stessa cosa. Noi distribuiamo, importiamo tutto il cioccolato dell'Ecuador e vogliamo far conoscere tutte le regioni e il sapore di ogni regione del nostro paese, perché sono molto fruttate e hanno un sapore unico e diverso di quell'altro paese, perché noi siamo proprio il cacao dei dei, no? Il più conosciuto, il primo della storia, e quindi vogliamo fare conoscere il nostro prodotto e allo stesso tempo, come aveva detto la mia collega, questo è un cacao che sta in estinzione perché la gente sembra che lo sta apprezzare poco. Noi vogliamo comunque farlo conoscere, vogliamo farlo apprezzare, perché noi il nostro cacao è
è fruttato, insomma, e abbiamo tutte le piantagioni dei nostri prodotti, del nostro frutto tropicale che sopra che si connette, cioè che si saborisce sul nostro cacao, sul nostro cioccolato. Il nostro cacao e la lavorazione del cacao è acida dalla nascita, però tutto dipende quando tu lo mangi, tutto dipende dell'elaborazione. Deve essere una lavorazione specifica al gusto delle persone. Quando è acido dipende dai gusti, quando è più fermentata vuol dire la fermentazione, perché se la fermenti di più vuol dire che le togli l'acide e così ti puoi godere della frutta. E adesso siamo di qui per quello, perché vogliamo proprio far conoscere, far sentire, riconoscere il nostro prodotto, perché come le dicevamo sta un po' a perdersi. Il sapore, il vero sapore del cacao, e saremmo tanto contenti di poter stare con voi e spiegarle, insomma, farvi conoscere tutti i nostri prodotti. E allora ora passeremo dall'Ecuador al Brasile, il tempo di farti una foto insieme a tutto il gruppo di lavoro, facciamo una foto così ti mandiamo insieme a tutto il gruppo di lavoro, perché le foto che aveva fatto prima erano tutte... E fra pochi secondi passeremo dall'Ecuador al Brasile. Ora c'è il rappresentante del Brasile, quindi e lui ti parlerà diffusamente anche delle diverse piantagioni e delle diverse specialità appunto del Brasile. Salve, buonasera, sono Felipe, capo ufficio agribusiness dell'ambasciata del Brasile a Roma. Allora, per parlare un po' del cioccolato brasiliano, ti spiego. Noi abbiamo qui dei campioni del cioccolato fatto nel sud di Bahia. Nel sud di Bahia si fa una produzione di cacao sostenibile che era molto molto importante per esempio negli anni 80 e che dopo è stata affettata da una malattia fitosanitaria, però in questo momento cerchiamo di recuperare questa produzione e lì si fa adesso una piantagione di cacao in un sistema di integrazione agricolo e forestale, cioè il cacao viene prodotto sotto l'ombra degli alberi senza alcuna deforestazione, tutto in un modo di produzione 100% biologico e che già comincia ad essere esportato in Europa, per esempio in Svizzera. Qui abbiamo dei campioni di cioccolato 65% di cacao puro. Abbiamo anche degli opuscoli che parlano della produzione di cacao fatta in Brasile, in Amazzonia, anche lì nello stato di Pará, nella cooperativa di Tomé Assu, in un sistema di perfetta integrazione agroforestale, cioè il cacao viene piantato sotto gli alberi naturali della foresta, nessuna deforestazione. E tutta questa produzione contribuisce anche a sviluppare il livello di vita delle popolazioni di queste città nel mezzo dell'Amazzonia. Abbiamo un'altra produzione di cacao, anche protetta da denominazione di origine, perché il cacao fatto nel sud di Bahia, nello stato di Pará, sono protetti da denominazione di origine, e c'è quella dello Spirito Santo, dove il cacao viene piantato vicino alla foresta atlantica, cioè nel litorale, in un sistema totalmente integrato con la foresta, e anche lì ci sono degli animali che esistono praticamente soltanto in questo luogo, come il mico leão dourado brasiliano che presentiamo qui anche in un video dell'ambasciata. Io sono qui a Bastia Umbra e nell'Euro Cioccolato, Euro Cioccolato nella fiera pure, venendo da Roma dall'ambasciata del Brasile. Ecco, quanto tempo ha impiegato in aereo a raggiungere l'Italia, esattamente la regione Umbria, Perugia? Allora, io vivo proprio a Roma perché sono funzionario dell'ambasciata, però i cioccolati che sono qui, i campioni, sono venuti da Bahia, Brasile, di una regione vicina alla città di Ilhéus. Ilhéus è la città dove è nato il celebre scrittore brasiliano Jorge Amado, che ha scritto Gabriella, i Capitani di Sabbia e tante altre opere di letteratura conosciute in tutto il mondo. E questo cioccolato ha diciamo, il tempo che è stato necessario per arrivare qui in Italia, 2 settimane.
Quindi è un cioccolato che viene da una regione molto specifica del Brasile che abbiamo il piacere di presentare qui nella fiera. Siamo i più giovani. Aspetta, l'Eurocioccolato da dove viene? Solo puedo hablar en español. Soy de los en English or in español está bien o I can also speak in English. Ah, okay, español. Okay, español. Español. Ahora vivo en Bruselas, en Bélgica. ¿Por qué aquí? Porque estoy aquí en la feria. Es que estoy trabajando con Conexión Chocolate y soy el representativo de ventas aquí en Europa. Sí, de los staff de Chocolate. Ya, exacto. ¿De cuánto tiempo está trabajando? Ah, trabajando con ellos solo por algunos 3 meses. Sí. ¿Cuál es tu impresión de aquí? En sus productos y en Euro Chocolate. Sí, es que siempre estoy interesado en productos naturales y creo que con Conexión estamos trabajando con un alto sentido ético exacto. Quindi tutto il mondo, come vedete, ma c'è due signorine che sono qui, anche lei dello staff, vero? Perché ha Oro Chocolate lei? Lavoro per BWL. Ah, BWL, ci parla un pochino di questa realtà? Perché la fabbrica artigianale di cioccolato che è nata 5 anni fa, però è cresciuto moltissimo, ha anche vari centri, lavora anche di Giova Italy, sta la sede a Balanzano, è una fabbrica mirata al benessere, quindi alle persone che hanno soprattutto intolleranze, quindi tutti i nostri prodotti sono senza glutine, poi tutta la linea fondente è vegan, quindi senza lattosio. Puoi dire il nome del sito dove si può accedere a questi prodotti? Allora, i titolari sono Marco Segoloni e Martina Bilancioni. E si chiama? Io sono Melissa Di Mevo e sono la grafica. E la grafica. E il sito? Il sito è di BWL. www.bwell.it. La sede è a Balanzano. La sede è a Balanzano. Sì, c'è lì. Qui a Perugia. Senti, allora la signorina qui presente è una visitatrice o lavoratrice? Visitatrice. Ora ci dice il tuo nome, da dove viene, perché qui è Rocciopla. Lavorare su Firenze, sono qui per visitare la pasticceria del cioccolato, ci sono molti pasticceri chef che mi possono vedere, quindi sono una lei è una pasticceria del cioccolato. Io lavoro in quell'ambito, faccio la buona, quindi la buona, dove? È un ristorante nella zona di Firenze. Quale ristorante? Posso dire il nome? Ah, va bene, non può dire il nome. E comunque lavora a Firenze in questo settore del cioccolato, è venuta qui per documentarsi. Ora lo chiedo a questo genitore, siete così gentili, siamo in diretta da Kappa Radio di Bologna, perché siete venuti qua a Eurocioccolate, il suo nome? E da dove viene? Sono da Livorno. Ah, da Livorno, Bene, abbiamo rappresentanti di Firenze, di Livorno, la Toscana ben rappresentata, allora, è Umbria. E perché siete venuti a De Cioccolati? No, eravamo venuti per far vedere la vita. Per far vedere anche noi, se eravamo in fare una manifestazione, volevamo vedere come... C'eravate stati altre volte? No, la prima volta. Ah, la prima volta, quindi la prima volta non si dimentica mai. E quindi, vogliamo sentire sua figlia, che cosa ne dice? Come ti chiami? Chiara. Quanti anni hai? 9. Ti è piaciuta questa fiera? Sì, dai. Tanto?
la cosa che ti è piaciuta di più? Mangiare cioccolato, certo, si viene qui, se... Avete il fatto dei laboratori, ce lo puoi descrivere un laboratorio? Dei bottoni. Che fanno dei bottoni di cioccolato. Perché l'edizione precedente, prima del corona, attacca bottone era dedicata appunto a questa cosa. Quindi dopo la pausa del coronavirus, Eurocioccolate rinasce in un formato diverso, ma molto dinamico e molto partecipato, appunto c'è tutto il mondo. Aggiungi una parola al papà, eh? Lei si chiama? Gianluca. Cosa dice a questa mostra? Bella. C'è qualcosa che ci devi dare, un consiglio per quelli che potranno venire? Comprare tanta cioccolata perché tutto buonissimo. Quindi si sta benissimo, quindi la cosa... Se vuoi ti faccio altre due brevi interviste, ci sono due bambini che sono appena arrivati nel salottino. Volentieri, sì, vai pure. Allora abbiamo due giovani che sono venuti qua a Eurocioccolate. Dove? Da Caserta. Da Caserta, qui abbiamo anche il meridione rappresentato, non solo la Toscana, ma c'è anche il meridione, poi abbiamo sentito anche un esponente di Bruxelles. Allora, tu come ti chiami? Giuseppe. E tu? Francesco. Francesco, il nome umbro. Che cosa vi dite di questa mostra? Cosa vi è piaciuto di più? Cioccolato e qualche gioco che avete partecipato. Perché ci sono molti di... Quella di baseball. E tu quali giochi ti è piaciuto di più? La ping pong. E si gioca in un campo normale? Si vince qualche cioccolatino? No. E lei cosa dice? L'ha portata in data certa, quindi... Sì, noi veniamo sempre. Siete affezionati. Affezionati diciamo all'Euro Chocolate e poi dopo andiamo anche ad Assisi. Ad Assisi, a San Francisco. Ecco, vedete che si coniugano due grandi coppie per il divertimento, il gioco, per diciamo distrarsi un po' dal problema della vita e Assisi per meditare. Esatto. Perché voi siete alla ventesima edizione, l'avete tutte tutte? No. Di questa differenza tra l'Eurocioccolate che giungeva per le strade di Perugia con voglio mi sarebbe piaciuto di più a Perugia perché io sono andato stamattina là e credevo che era lì diciamo l'evento e poi abbiamo scoperto che è stato spostato diciamo in fiera qui. L'ufficio stampa, e tu hai visto, non so, delle telecamere, giornalisti di televisioni? L'ufficio stampa è venuto, ma non aveva tempo, quindi ci ha lasciato un po' liberi e noi aspettiamo alle 17, dovrebbe esserci l'intervista con Guarducci, il patrono della mostra, il creatore della mostra, e quindi, ecco. Per quanto riguarda l'intervista l'ho fatta io, però poi ti spiegherò ancora meglio. Comunque c'è il video operatore, ha fatto anche il video, poi ti manderemo anche il video di alcune cose, ok? Ottimo, ti guarda. Saluto. Emozioni e forti vibrazioni. Ascoltaci in diretta su www.letteralmente.info. K Radio è sempre con te. Anchor è un'applicazione che ti permette di registrare in modo facile un podcast e distribuirlo. Potrai distribuire il tuo podcast anche su podcast di Apple e su molte altre
piattaforme gratis, ti permette di salvare clip audio con il tuo smartphone, aggiungere la tua musica in sottofondo e inserire effetti sonori e brani. Una volta che hai registrato e aggiunto la musica, sei pronto a distribuire gli episodi del tuo podcast e l'applicazione ti aiuta anche in questo. Sei all'ascolto di Kappa Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info. Dal passato un nuovo presente. Kappa Radio Bologna @gmail.com.